Sì, sarò brevissimo, Presidente, grazie. Vede, anche perché io credo e non sono qui e non sono stato ad ascoltare con dovizia di particolari l'evolversi dei fatti. È comunque morto un figlio della nostra terra. Lo chiamiamo Giuseppe in questi giorni, ma fra qualche giorno dimenticheremo il suo nome. Così come abbiamo dimenticato i 53 nomi, quello di Cristiano Congiu, Gianmarco Marca, Caporal Maggiore Francesco Venozzi, Pedon di 23 anni, Miotto di 24, è il prezzo che si paga per stare insieme alle nazioni civili del mondo, così le definiamo, e per assolvere ai nostri compiti internazionali. Quindi Giuseppe Giangrande è uno dei 53, ma dalla descrizione fatta da lei, signor Ministro, dei fatti, mi viene in mente di rappresentare quel momento come un fatto eroico. E allora credo che il Governo saprà proporre agli onori del caso l'atto eroico di Giuseppe Giangrande, che dovrà rappresentare. Giuseppe Giangrande mi viene in mente perché abbiamo dimenticato anche lui, del Giuseppe La Rosa, perché non ho dimenticato anche Giuseppe Giangrande, non ho dimenticato la figlia, non ho dimenticato quanto si è detto in quest'Aula e spero che il Governo e lo Stato non dimentichi tutti i familiari e quelle persone che pagano il più alto prezzo di aver perso il loro caro, anche il portatore di reddito di quelle famiglie.